Allora, carissimi fratelli e sorelle, missionari, missionarie della Consolata, è un momento di grande gioia per tutti noi vivere la canonizzazione del nostro amatissimo padre fondatore nel contesto del sinodo, della seconda sessione del sinodo. Sono a esprimere la mia gioia e la mia gratitudine a ciascuno e a ciascuna di voi, la gioia di far parte di questa stessa famiglia che può dire di avere a fondamento un santo riconosciuto dalla Chiesa universale, che il Papa addita a tutto il popolo cristiano come un uomo veramente trasfigurato dalla luce di Cristo. E quindi voglio esprimere i miei sentimenti più belli di gioia, di gratitudine e anche di incoraggiamento a tutti e a tutte voi. Ci sentiamo incoraggiati a continuare a servire il Signore nella missione laddove siamo. Ognuno di noi è presente in un punto diverso del globo, ma con questa canonizzazione ci sentiamo ancora più vicini perché sappiamo che stiamo rispondendo a una vocazione santa che porta tanto bene alla Chiesa e all'uomo.